Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera! Vi avevo promesso un video e ve lo faccio! Il Napoli di Conte. Vedete, ragazzi, perché io poi mi incazzo quando faccio la critica, quando dico che il tempo sono tutte puttanate alla fine, poi perché Conte al Napoli. Nello stesso periodo di cose di Motta e ha fatto tre vittorie consecutive, quattro gol, ha schiacciato il Cagliari, anche se il Cagliari, devo dire, una rete l'avrebbe meritata, visto e considerato che ha preso due tre palle, traverse, non lo so, è stato bravo Meret in qualche parata, ma il Napoli di Conte già si vede che sta ingranando già. La sua filosofia già ha preso corpo. Lukaku già al secondo gol, ha fatto assist, se non sbaglio, anche oggi. Ma Lukaku con il Conte si trasforma, lo sapete. Quindi sarà battaglia allo stadium. Quindi Conte si insedia a Napoli e subito dà la sua mentalità. Ho visto anche un'angustia, una bocca in spolvero, tutti, poi alla fine hanno fatto anche il quarto gol con questo colpo di testa. Bisogna stare attenti, perché poi con una partita a settimana, Conte, voi lo sapete, noi abbiamo l'esperienza con la Juventus, quello si esalta, ma lo sapevamo, era tutto già nella, diciamo, nella previsione. Il Cagliari, purtroppo, Davide Nicola ha fatto quello che poteva fare, anzi, ha visto anche qualche piccola giocata, qualche tiro da fuori area. È stato, come detto prima, Meret ha fatto l'intervento. Però il Napoli stanno chiedendo scusa ora davanti ai tifosi, perché giustamente dopo una scoppola di 4-0 si va sotto la curva a chiedere, diciamo, umilmente la figuraccia, quindi, ma i tifosi capiranno, perché il Napoli sta giocando a calcio. Dopo la prima sberla che ha preso Verona è stato salutare, diciamo, quella scoppola che ha preso a Verona, al Bentegodi. Quindi Napoli che batte Cagliari, scusate, a Cagliari 4-0. E la prossima partita è Juventus-Napoli. Ci sarà da divertirci, ragazzi, veramente, ci sarà da divertirci. Come finirà? Lo scopriremo presto. Per ora c'è la Champions nel mezzo. Va bene, ragazzi. Un abbraccio. Casomai ci vediamo dopo. Non ve lo assicuro. Dopo la partita dell'Inter. Vediamo se ce la faccio. Un abbraccio. Vi voglio bene. Ciao. Ma se ci incazzate, come sempre, fino alla fine, forza Juve.